Pronto? È pronto, buongiorno, il signor Caruso? Chi parla? Sono del Dipartimento Trasporti. Sì, So che dottor. lei ieri si è lamentato per questo No, io mi bonus. sono lamentato. No, per carità, che franchezza. Abbiamo discusso, io faccio parte del Partito Nazionale dello Sportatore, abbiamo parlato col presidente, non mi sono lamentato, ho detto al presidente soltanto che abbiamo una necessità, il mondo degli autotrasportatori, in vista la crisi. Pronto? La dottoressa. Sì, chi parla? Sì, le chiedo scusa, io sono Francesco Caruso, segretario del Salve, salve. PMA. Allora, mi è stato dato questo numero di telefono dicendo che lei ha detto stampa dell'MPA. Sì, io stavo proprio aspettando la sua telefonata, quindi Bene, bene. Lei mercoledì alle 11 sarà su a Roma? sì, io sarò lì ovviamente, però volevo insomma un attimo parlare con lei per insomma chiedere, insomma, dato che pensiamo appunto di fare un comunicato stampa ovviamente per cercare di portarci un po' di giornalisti. Allora, l'onorevole Cristaudo mi ha spiegato un po' di cose, nel senso mi ha spiegato proprio in soldoni i termini della questione, cioè si tratta di una specie di confederazione, diciamo, nel senso che voi come Partito Nazionale degli Autotrasportatori, diciamo, avendo individuato in Lombardo comunque una figura sensibile, un interlocutore sensibile alle vostre problematiche, Chiaro. sostanzialmente gli date un sostegno, insomma, gli garantite il sostegno elettorale. Chiaro, chiaro, E quindi, insomma, mi chiaro, sembra, anzi, ovviamente le chiedo conferma, insomma, spero di aver chiaro. capito No, tutto no, è confermata bene. questa nostra tesi. Noi abbiamo presentato al presidente Lombardo alcuni punti che poi io le darò a Roma personalmente. E sulla base di quei punti e quell'impegno che ha assunto il presidente Lombardo, noi con forza appoggeremo la candidatura dell'MPA, cioè poi nelle varie dell'MPA e la coalizione, no, degli altri.